Ragazzi, questa è la protezione in silicone della nostra Xiaomi 2. Coprilente, molto comodo, dotato di un buchetto per poter attaccare un laccetto e poi tenerlo saldamente ancorato a qualche parte qui, poi vediamo. Il buchino per il LED di funzionamento. Ovviamente troviamo un tasto leggermente, vedete, sollevato per comandare. La custodia è interamente sana, però noi possiamo andare ad eliminare, se volete, vedete questa parte per tenere aperta l'altoparlante e o per fare il buco per i due microfoni. Posteriormente abbiamo queste linguette, vedete, di protezione, che cosa fanno? Non solo vanno a salvaguardare tutti gli spigoli e gli angoli del nostro touch, ma nel momento in cui noi poggiamo la action cam così, oppure dovesse sbattere a terra in questa posizione qua, essendo sollevata con la gomma, il nostro touch non toccherebbe l'asfalto. Ragazzi, che vi devo dire? Lascia aperta ovviamente l'impanatura per poter essere attaccata ai cavalletti o ai pod. Ragazzi, io questa qua l'ho trovata all'interno del kit con gli accessori. Penso che solo questa, perché salvaguarda il nostro monitor, salvaguarda la nostra, solo questa vale il prezzo di tutto il kit, ragazzi. Allora, ragazzi, un piccolo aggiornamento per quanto riguarda le protezioni delle nostre action cam. In questo caso parliamo sempre della nostra Xiaomi 4K. Io avevo parlato in maniera positiva della protezione in silicone, e ne sono ancora convinto, ma è un ricettacolo per la polvere. Così come succede nel mondo reflex, tutte le protezioni in silicone che vanno ad avvolgere le cam fanno praticamente un accumulo di polvere incredibile all'interno del sopra e all'interno della protezione. Significa che tutta quella polvere non fa altro che andarsi ad accumulare laddove noi dobbiamo assolutamente evitare che avvenga, quindi intorno o speriamo mai dentro la lente, all'interno dei buchi dell'altoparlante, all'interno dei buchi dei microfoni ancora peggio, o nel vano batteria, o nel vano caricatore, o nel vano scheda. Insomma, la polvere si intrufola dappertutto, si intrufola nelle lenti delle reflex, figuriamoci in una action cam. Quindi cosa facciamo? E quindi prendiamo questo in considerazione, che è praticamente un frame aperto in alluminio, in materiale metallico, in alluminio, in lega d'alluminio, che è completamente aperto nella parte posteriore, come potete vedere, e nella parte anteriore invece c'ha la filettatura per poter essere avvitato un filtro 37 mm. Ora non sto qui a spiegarvi cos'è il filtro B, penso che ognuno di voi abbia un ABC della fotografia comunque nel bagaglio tecnico. Ha il foro per essere praticamente per alloggiare l'altoparlante, il foro del microfono a sinistra, il foro del microfono di destra e il foro per il tasto funzione. Dietro è completamente aperto, lateralmente all'apertura per accedere al caricatore, e sotto ha un invasamento con una parte chiusa e l'altra che alloggerà la vite per essere bloccato sui tre piedi. Ora vi faccio vedere come funziona. Si inserisce semplicemente la cam, si avvita il filtro, che in questo caso è già avvitato, ma si avvita il filtro in maniera che in qualsiasi modo potete fare. Si graffia solamente la lente frontale, si mette il frame qui sotto in maniera che blocchi poi la cam, e con il bulloncino metallico molto ben rifinito con il laterale zigrinato antiscivolo si va a fissare il tutto qua sotto, e così la cam non balla più. Attenzione che senza di questo la cam fuoriesce perché non ha nessun blocco, cioè questo case deve lasciare ovviamente, questo frame deve lasciare ovviamente lo schermo, che è un touch libero, quindi l'unico modo per bloccare la cam è attraverso la filettatura da treppiede. Ha un ottimo e comodissimo
copri lente in stile reflex con le due mollette in maniera che rimane ben saldo. Sotto di esso abbiamo il classico attacco in stile GoPro ed ecco la nostra cam montata, completamente protetta, la lente protetta. L'unica cosa da proteggere è il monitor, ma questo lo possiamo fare con le protezioni in vetro che potete trovare su Amazon a pochi euro. Questo per me è il frame per eccellenza, quindi non c'è possibilità di scelta secondo me. Quello in silicone è antiurto, però è un ricettacolo per la polvere. Questo magari è meno antiurto perché comunque è un metallo, quindi il colpo lo prenderebbe secco, però mi sento di consigliarvi questo. Spero di esservi stato utile, ragazzi. Un saluto a tutti gli amici del forum, a tutti gli amici dei gruppi Action Cam Italia e G2 4K di Facebook e per gli amici del canale. Ciao e alla prossima!